Спасибо, товарищ. Cerchio e seno, attraverso NT, a cura di VB, Gregory. Спасибо, товарищ. Grazie, compagni. Tutti salutano. Gregory, io vi ringrazio perché voi accettate me. Non parlo ancora molto bene vostra lingua, ma credetemi, il pensiero è uniforme al vostro, cioè il desiderio di capire cos'è l'infinito. Oh, quanto profumo! Io quando curavo la parte spirituale dei miei assistiti, sentivo con forza, con molta forza, il desiderio di procedere insieme a loro nella conoscenza spirituale. Voi fate ciò, sì? Oh, queste mani mie profumano, ma non sono io questa, è Isabella. Ha impregnato tutto, però è gradevole, vero? Avete visto quando voi, grazie a volontà di essere vicini a noi, create le condizioni adatte, tutto ciò diventa più facile. Volete farmi qualche domanda? Dario, pochi giorni fa, pensando proprio all'infinito, con molta serenità, non rassegnazione, ho pensato che per noi l'infinito non è possibile nemmeno immaginarlo. Gregory, oh, come essere incarnati è difficile, ma se voi introspezionate vostro intimo, quindi raccogliete quell'essenza che è vera vostra essenza, ossia spirito puro, allora è facile, credimi, ma raggiungere tale condizione meditativa non è cosa semplice per chi deve soggiacere al peso della materia. Mi capisci? Dario, sì, ti capisco, ma noi siamo abituati a dare delle definizioni. Mi viene da pensare che se dovessimo avere contatto con questo infinito, non riusciremo a descriverlo. Gregory, non si può descrivere l'infinito. Forse si può descrivere la luce? Dario, no. Gregory, no. Voi vedete effetti di luce con i vostri sensi, ma se prendete la luce non è possibile, perché non potete immaginare una miriade di sostanze ionizzate. E grazie di farmi domanda. Dario, grazie a te. Gregory, vuoi sentire il profumo di mie mani? Sembro qualcosa che non sono io. Dario, sì, lo sento. È diverso da quello che ho sentito in macchina. Gregory, certo, perché Isabella usava diversi profumi. Ti meraviglia ciò? Dario, no, mi meraviglia il fatto che io lo abbia sentito, io che non sento mai niente. Gregory, anche Anna ha sentito ciò, vero? Anna, sì. Gregory, Anna è donna dal bianco pelo. Ma dovete capire che vostra esistenza deve avere un limite. Non si può vivere in eterno nella materia. Sarebbe una condanna tremenda, una cosa molto, molto, molto dura da sopportare. Quindi guardate al fenomeno morte come fenomeno di liberazione, di esaltazione mentale e spirituale. Il decadimento del corpo non vi deve far soffrire, vi deve servire a modificare vostra personalità terrena. Non dovete più sentirvi belli e esaltanti, ma dovete capire e accettare e condividere situazione di vecchiaia. Io sono morto in età, diciamo, abbastanza avanzata, ma ciò che mi pesava non era l'età, era l'enorme massa di grasso che avevo accumulato. Ero un pope, ma molto pope. Tutti risate. Gregory, bene, con questo riso strappato a voi, se non avete altre domande, vi lascio. Giulio, posso chiederti? Gregory, certamente, tu, uomo di ricerca, 29,00. Giulio, nella nostra posizione di incarnati bisogna cercare di meditare, di fare introspezione per raggiungere, provare a raggiungere un livello migliore di conoscenza spirituale. Ma tu hai qualche consiglio da darci? Ciascuno di noi
ha un suo modo di scoprire. Gregory, posso provare, sì. Voi avete sistemi moderni che chiamate meditativi, tipo una forma di yoga, ma non tutti sarebbero capaci di assumere quelle posizioni, specialmente chi abbonda in materia organica. Potete fare cosa semplice: sedervi comodamente, rilassarvi completamente e porre il pensiero nell'ambiente in cui vi trovate a un suono oppure a una luce, tipo candela accesa, oppure come faceva strumento quando faceva autoipnosi col metronomo. E questo è molto importante. Lo ha aiutato molto. Chi non lo ha, metronomo, un orologio a pendolo, per esempio, vedrete che con un po' di tempo, di pazienza e di volontà scomparirà tutto l'ambiente circostante e vi trovate immersi, pur restando lucidi, a riflettere su pensieri interiori. Va bene? Tutti, e grazie.